Ciao a tutti ragazzi! Ciao e benvenuti a Tavola con Gruppo Avventura! Con questo nuovo video inizieremo insieme a voi un nuovo progetto che vi porterà a scoprire le bellezze del Parco Nazionale del Follino e della Riviera dei Cedri. A Tavola con Gruppo Avventura vi porterà alla scoperta del mondo delle spezie, delle piante e dei fiori che nascono spontanei a pochi passi da casa nostra, partendo con la preparazione di un aperitivo, continuando con la preparazione di piatti da parte di ristoratori della zona. Il protagonista di questa puntata sarà lo zafferano, l'oro rosso, raccolto nel bellissimo Parco Nazionale del Follino, nelle nostre montagne. Io direi di andare, andiamo a raccoglierlo? Sì, andiamo. Andiamo insieme, dai! Il Parco Nazionale del Follino è tra i più grandi d'Italia ed è situato tra le province di Matera, Potenza e Cosenza. Addentrandosi nella Riviera dei Cedri si arriva ad Orsomarso, un piccolo comune della provincia di Cosenza, di circa 1200 abitanti, ed è proprio qui che si trova la pregiatissima spezia. Lo zafferano è una pianta della famiglia dell'Eridace, presenta uno stigma trifido da cui si ricava la spezia denominata appunto zafferano, utilizzata in cucina e in alcuni preparati medicinali. La pianta adulta è costituita da un bulbo con un diametro intorno ai 5 cm che contiene circa 20 gemme indifferenziate, dalle quali si originano tutti gli organi della pianta. Il fiore dello zafferano è formato da 6 petali di colore violetto intenso e dagli stimmi rossi, da cui si ottiene la pregiatissima spezia. Gli steli e gli stimmi vengono raccolti a mano e una volta separati vengono fatti essiccare per essere usati principalmente in cucina come condimento e colorante. Lo zafferano, annoverato tra le spezie più costose al mondo, ha un sapore e un odore simile al fieno e dona una tonalità giallo-dorata ai piatti e ai cocktail. Siamo in compagnia del nostro amico barman Francesco, proprietario della caffetteria di Abai Wine Bar di Salea. Con lo zafferano raccolto nel Parco Nazionale del Follino, nel comune di Orsomarso, ci preparerà un ottimo drink. Francesco, illustraci cosa ci vai a creare con questo zafferano. Ciao a tutti, allora oggi realizzeremo un daiquiri allo zafferano di Orsomarso. Questo daiquiri è composto da rum Pontecana bianco, dai lime, dagli stimmi rossi essiccati, dal miele di stimmi rossi e dal stimmi rossi tritato in polvere. Andiamo a realizzare questo cocktail con questi ingredienti. Mettiamo del ghiaccio per far sì che si raffreddi il bicchiere. Nel frattempo che si raffredda il bicchiere andiamo a realizzare questo drink. Prendiamo lo shaker, miele di stimmi rossi, un cucchiaio di miele, poi prendiamo del lime con la quale andiamo a dividere, poi prendiamo spremi lime, andiamo a spremere, dopodiché prendiamo il misurino dove andiamo a prendere del rum Pontecana, andiamo a versare l'ingrediente nello shaker, poi andiamo a prendere il stimmi rossi tritato in polvere. Dopodiché andiamo a girare per far sì che si scioglie il miele. Il miele ovviamente si deve diluire tutto, deve essere tutto liquido. Quando vediamo che il cucchiaino è pulito, vuol dire che il miele è sciolto. Prendiamo del ghiaccio, lo andiamo a passare
questo punto andiamo a shakerare. Andiamo a togliere il ghiaccio, poi prendiamo la sfera di ghiaccio e la andiamo a mettere nella coperta. Dopodiché andiamo a prendere il filtro e andiamo a filtrare. Poi andiamo a prendere gli stemmi rossi, quello che vi ho presentato prima, e andiamo a decorare su questo. Prego, capiamo, i tachini allo zafferano di Osomaso è pronto. Grazie. Prego, assaggiamo. Ottimo, come sempre. Questa prima puntata è terminata, spero che vi sia piaciuta. Come ogni serie che ti ripeti, alla prossima puntata. Grazie. Ciao. Ciao.